Buonasera e benvenuti all'evento dell'anno Pierluigi Anastasio Day in questa fantastica cornice. Tanti auguri Pierluigi Anastasio, i grandi ospiti di questa serata, veramente per festeggiare un grande, una pietra miliare di quest'isola, un grande uomo, una roccia, un amico di tutti, un fratello, Pierluigi Anastasio, in questa cornice fantastica che è il Paradise, piscine, buffet, ristorazione, eccezionale. Pierluigi Anastasio, eccolo qui, dopo aver ricevuto il milionesimo augurio di buon compleanno, cosa hai da dirci? Sono abbastanza felice a questo mio 38esimo forse, 38esimo compleanno e anche, dobbiamo dire, 20esimo di carriera organizzativa più che altro. Ecco, 20 anni di carriera su quest'isola e oltre quest'isola, ovviamente con grandi nomi, grandi personaggi, quanti eventi? Tanti, ormai non mi ricordo penso più. Penso saranno 1000-2000 eventi. 1000-2000 eventi, sì, sicuramente. Insomma, tanti ragazzi che prima leggevano solo sui giornali le gesta di quest'uomo, adesso hanno partecipato alle serate straordinarie che ha organizzato in tutta Capri, Sorrento, Napoli, dappertutto. Eh sì, Gracco, oramai sono tanti gli eventi, ma dobbiamo dire che ci vediamo in questa splendida cornice che è il Paradise Lounge Bar, diciamo che dove si faranno gli aperitivi più glamour, comunque dell'estate 2013, e vi invito a tutti quanti comunque di venire perché sarà bellissimo. Sì, uno spazio aperto straordinario, multifunzionale, bisogna dire, con un bar, ristorazione d'eccezione, veramente quegli stuzzichini erano fantastici, bisogna dire. E anche una piscina invidiabile, anche nella Jacuzzi, chi è che vuole una piscina a 30 mica gradi? Mica poco. Bagno nudi no. Per il momento no. Anche se spoglieremo Pierluigi forse, non si sa. Ma forse. Comunque, l'evento più bello della tua carriera lavorativa, da festeggiare, da ricordare in questo evento particolare. Qualche Capodanno in piazzetta. Di grande successo. Di grande successo, sì. Veramente, sì. Hai portato tantissimi artisti. È stato sempre un'emozione, sì sì, gli artisti sono stati numerosi, soprattutto ricordo quella collaborazione con l'assessore Ciuccio che comunque ha portato degli artisti di livello sull'isola, gli artisti non si sono visti più. Assolutamente, viva l'assessore Ciuccio. Sì, sicuramente. E la sua reggenza, sì, ecco. Sì, sì, e poi ricordo il Galà della Solidarietà. Eh sì, ci siamo dati anche la beneficenza qualche anno fa, grazie anche al grande Guido Lembo che comunque ha dato sempre disponibilità della sua taverna e grazie a lui abbiamo raggiunto ottimi risultati con questo Galà della Solidarietà che abbiamo dato ad una struttura che comunque sta qua vicino, l'ANFAS, diciamo dei sostegni comunque importanti. Importantissimi, ecco, assolutamente. Poi altre serate, Sorrento. Sorrento, collaborazione eccellente come il Fauno, il Privilege, però non dobbiamo dimenticare uno degli eventi più belli a cui sono legato sentimentalmente anche lo Sleality. Ah, è lo Sleality, il primo reality show dell'Isola Azzurra, quanto tempo non lo dicevo, eh? Eh sì, esattamente, noi ci ricordiamo quando eravamo in pochi sopra le spere, eravamo in due o tre. È vero, eravamo in due o tre, una persona di pubblico, degli sfigati della malora, poi col tempo invece veramente 150 persone di pubblico a sé. E devo dire la verità, dopo più di 10 anni io e Gracco siamo qui. Siamo ancora veramente sani e salvi, con tutte le secce delle persone, con tutti i nostri guai, siamo sani e salvi e non ci abbatteremo mai. Nessuno ci fregherà più. Esattamente, e chi? Ma no, una volta che cadiamo ci rialziamo più forti di prima, Assolutamente. Poi, no. Poi tutti coloro che vogliono farci del male devono fare qui sotto al gomito. Io dico soltanto una cosa, gli amori passano, però l'amicizia resta, vi dico soltanto questo. Assolutamente, questo è l'importante, tanto voglio dire, la vita è fatta da vivere, quindi con amori, delusioni, felicità, cose meno felici, però la cosa bella è che siamo qui a festeggiare te, un fratello, un amico, tanti anni che conosco Pierluigi Anastasio. Io devo dire la verità, Gracco, siamo usciti insieme in passato, abbiamo fatto il gruppo Fashion, il famoso gruppo Fashion di cui abbiamo dei membri storici questa sera e mi fa piacere, anzi mi commuove anche la loro presenza, devo dire la verità. E dobbiamo dire che comunque anche se non usciamo spesso, ma in occasioni importanti stiamo sempre qui insieme. E Gracco, abbiamo sempre condiviso momenti importanti della nostra vita, abbiamo condiviso anche dolori, perché comunque la vita è fatta anche di dolori,
però alla fine siamo sempre qua, condividiamo anche questo piacere. Siamo in piedi su queste gambe che nessuno veramente, nessuno più ci farà lo sgambetto, e se ce lo faranno gliene faremo tre dopo allora. Bravo, esattamente. E salutiamo gli amici di In Giro per Voi. Assolutamente, In Giro per Voi mi piace tantissimo, veramente. Il suo nome, Daniele Caramaglia, voi che state riprendendo in questo momento. Ma possiamo andare in giro anche per il mondo con questa telecamera, deduco. Ecco, dove vogliamo noi, quindi possiamo andare anche in vacanza. Eh sì, dove ci porti, Daniele? Cuba, ce la faccio, addirittura. Comunque ammiriamo veramente questa struttura stupenda, superba, veramente, che il Paradise Café, una straordinaria struttura con doppia piscina, jacuzzi, piscina grande, bar, ristorante e tanta bella compagnia, elegante, veramente un angolo di eleganza, di pace, di serenità, di rilassatezza nell'isola di Capri, che è importantissima, al di là del caos della piazzetta. Sicuramente, il Paradise offre sicuramente un ambiente unico, un'oasi immerso in un ambiente veramente particolare, dove ognuno può ascoltare musica lounge e può gustarsi un drink però fatto veramente come si deve, e gustare comunque dei prodotti, delle specialità finger food, e comunque stanno andando a ruba, vero? Assolutamente, quest'anno anche con un cambio di guardia all'interno, insomma, della cucina, anzi una introduzione all'interno della cucina di staff altamente professionale, ci stiamo leccando i baffi. Eh sì, noi aspettiamo comunque la mezzanotte come Capodanno stasera. Aspettiamo la mezzanotte per festeggiare e stappare la bottiglia insieme a lui, è una colonna portante dell'isola. Eh sì, abbiamo fatto qualcosina per l'isola, e Daniele lo sa pure, perché abbiamo organizzato con Daniele, con questi signori dietro la telecamera, una sfilata di moda, anche se ti ricordi, Daniele, il Capri Fashion Style a Capivara, al Cesare Augusto, Capri Fashion Style, abbiamo organizzato una bellissima sfilata, cose che purtroppo non ci sono più a Capri. Ma tante, come tante purtroppo, quindi dobbiamo ripartire da zero, credo, con Pierluigi Anastasio alla guida di tutto. Io direi, io non so se conflitto di interessi, è un mio fratello, però secondo me, ecco, tutto ciò che ha organizzato Pierluigi era come Remida quando toccava l'oro, organizzato, quando toccava tutto che diventava oro, organizzato nel minimo dettaglio. Grazie. Per Luigi. Io dico, dove ci sto io ci sarà per sempre anche Gracco. Mamma mia, grazie, no, non mi commuovo perché ormai c'è il cerone della, capito, della serata. Sono delle bellissime ragazze che danzano, Valentina e Moia, eccole lì, ciao, veramente, insomma, grande serata, top della bellezza stasera, veramente, eleganza, bellezza, tutti in una parola, Pierluigi Anastasio Day, ecco qua. Grazie Gracco, e grazie agli amici di In Giro per Voi. E anche In Giro per Voi, divertiamoci, andiamo a ballare adesso tutti quanti, spegniamo le telecamere perché a una certa ora le cose non si possono vedere più, andiamo. Pierluigi Anastasio Day.